see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Mi sono sempre chiesto come facciano a rispondere alle domande degli interrogatori. Avete presente nei film quelle in cui ti chiedono dov'eri e cosa stavi facendo in quel preciso istante di quel preciso giorno di 8 o 12 o 25 anni prima? Com'è possibile ricordarsi con tanta precisione, dopo così tanto tempo, dei simili particolari? Eppure ci sono degli eventi, delle occasioni che si fissano nella nostra memoria. Per esempio, credo che ciascuno di voi si ricordi dov'era e cosa stava facendo il pomeriggio dell'11 settembre del 2001. Cosa stava facendo quando sono crollate le Torri Gemelle di New York. E non c'entra che siano passati poco meno di 3 anni, ce lo ricorderemo anche fra molto tempo, che ci è arrivata la notizia sul telefonino, oppure che stavamo guardando la televisione, si sono interrotte le programmazioni. Ecco, io vi invito a fare un esperimento. Quando uscirete da qui questo pomeriggio, nei prossimi giorni, provate a chiedere a qualcuno che ha più di 35 anni dov'era la mattina del 16 marzo 1978. Sono passati 26 anni tra 10 giorni, ma vedrete che moltissimi vi sapranno dire con esattezza che cosa stavano facendo quella mattina. Perché quel giorno è il nostro 11 settembre. Io avevo 12 anni nel 78 e stavo in prima media. A un certo punto l'altoparlante, là in alto, sulla destra, comincia a gracchiare. Non so cosa succede adesso nei vostri istituti, ma nella mia scuola media, quando la preside parlava dall'altoparlante, era per 2 motivi. O qualcuno veniva chiamato in presidenza, e non erano cose belle, oppure c'era in vista uno sciopero, un'assemblea degli insegnanti, e per noi questo voleva dire uscire prima da scuola, e queste sì che erano cose belle. Dunque, quale delle due? Chiamata in presidenza o uscita anticipata? La seconda. Le Brigate Rosse avevano rapito Aldo Moro. Chi erano le BR nel marzo del 78 lo sapevano tutti, anche le ragazzine di prima media, perché non passava giorno senza che si parlasse di loro, perché non passava settimana senza che non uccidessero qualcuno o gambizzassero qualcun altro. Chi fosse Aldo Moro nella mia classe lo si sapeva un po' meno. Ma la voce della preside era così preoccupata che doveva certamente essere qualcuno di molto importante. Non faccio per vantarmi, ma io lo sapevo chi era Aldo Moro. Davvero, oggi mi vergogno un po' a dirlo e mi accorgo di fare una figuraccia, ma io in prima media compravo il giornale tutti i giorni. Veramente, prima di andare a scuola passavo dall'edicola, acquistavo il mio bel quotidiano e poi una volta in classe, alla prima occasione utile,
andavo a leggere la pagina sportiva. Tra l'altro avevo anche inventato una tecnica fantastica per girare le pagine del giornale sotto il banco senza farmi beccare dagli insegnanti, una cosa strabiliante. Comunque resta il fatto che io chi era Aldo Moro lo sapevo e lo capivo da solo che il suo rapimento era qualcosa di molto grave. Comunque alle 11:30 tutti fuori a inforcare la bici e via. Io avevo una bici da cross gialla e verde, alta così, e anche qui bisogna avere più di 35 anni per sapere come è fatta una bici da cross, e pensavo che sarei arrivato a casa giusto in tempo per mangiare insieme a tutti gli altri. E me la ricordo molto bene, la cucina di casa mia, con tutti lì seduti intorno a mangiare, e a guardarmi stupiti per il mio arrivo, e a chiedermi cosa ci facessi già a casa. Come cosa faccio a casa? Hanno rapito Aldo Moro. E me le ricordo, le parole di mio zio. Beh, allora dovresti andare in giro a cercarlo, visto che l'hanno fatto uscire prima da scuola. Ecco, questo è stato il mio 16 marzo 78. E davvero vi invito a farvi raccontare quello delle persone che conoscete. Lo saprebbero fare. La mattina che hanno rapito Aldo Moro. Ma la mattina del 16 marzo 1978, in via Mario Fani, a Roma, le Brigate Rosse non hanno soltanto rapito Aldo Moro. E allora bisogna che ci fermiamo un attimo solo, diciamo un minuto, meno, 30 secondi, e facciamo memoria di quello che purtroppo non ricorda mai nessuno. Perché la frase che anch'io custodisco nei miei ricordi suona così: il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione della sua scorta. Ecco appunto la scorta. Ma in via Fani le Brigate Rosse non hanno ucciso la scorta. Hanno ucciso 5 persone, con un nome, una faccia, una storia, una famiglia. Dobbiamo ricordarci i nomi e le facce di quelle persone, perché in fondo sono morte anche per noi. Dobbiamo farne memoria di quei nomi, di quei volti. Ci devono essere cari come quelli dei nostri più familiari, come quelli delle persone che ci hanno voluto bene. Dobbiamo mandarli a memoria quei nomi e quei volti. Dobbiamo tenerli in mente. La mattina del 16 marzo 1978, in via Fani, a Roma, sono morti Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi. Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo la trasmissione per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. Inaudito, ripetiamo, incredibile episodio avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. Terroristi avrebbero sparato contro la scorta che accompagnava il presidente democristiano, avrebbero poi caricato a viva forza l'onorevole Moro su una macchina e si sarebbero allontanati facendo perdere le loro tracce. Non sappiamo altro per il momento. Ci, ovviamente, nel corso della mattinata ci collegheremo, altre volte interromperemo le trasmissioni. C'è da aggiungere che la scorta dell'onorevole Moro era composta da 5 agenti, sarebbero tutti morti. Quello che è successo la mattina del 16 marzo, noi oggi lo sappiamo con certezza. Lo sappiamo perché ce lo hanno rivelato quegli stessi brigatisti che hanno partecipato all'agguato, e lo sappiamo perché la giustizia italiana ha riconosciuto questa loro versione come vera. Anzi, ha fatto di più. Li ha condannati proprio sulla base del loro racconto. Il primo che ha rivelato quello che è successo in via Fani è stato Valerio Morucci, al processo d'appello tra l'84 e l'85. Lui quella mattina c'era e ha sparato, e lo dice. E la sua versione verrà sostanzialmente confermata da quella di tutti gli altri brigatisti, e su di essa si baseranno le sentenze. Perché lo dobbiamo dire subito? Nel caso Moro, la giustizia italiana non ha fatto i casini di altre volte, alla Piazza Fontana per intenderci. No, no, qui lo Stato ha appurato che cosa è successo e chi siano i colpevoli, li ha catturati, li ha condannati in primo grado, quasi sempre all'ergastolo e comunque a pene non inferiori ai 30 anni,
e ha confermato queste sentenze nei processi di grado successivo. Niente pentiti poco credibili, niente processi spostati da una sede all'altra, niente annullamenti in Cassazione, niente imputati prima colpevoli e poi magicamente innocenti, niente di tutto questo. I teatrini dei vari processi di mafia o del processo Sofri qui non ci sono. Dunque le BR decidono di rapire Aldo Moro e di farlo in via Fani, all'incrocio con via Stresa, nella zona nord-ovest di Roma. Uno dei brigatisti che abita da quelle parti, Franco Bonisoli, vede casualmente una mattina Aldo Moro uscire dalla chiesa di Santa Chiara in piazza dei Giochi Delfici. Fa qualche indagine e scopre che quando è a Roma Moro va tutte le mattine a messa in quella chiesa. Così quando le Brigate Rosse decidono di muovere il loro attacco al cuore dello Stato e individuano nel Partito della Democrazia Cristiana l'epicentro del sistema da combattere, il nemico assoluto della classe operaia, si ricordano di quel casuale incontro mattutino fuori dalla chiesa di Santa Chiara. Moro è il presidente della DC, è il simbolo stesso, al pari di Andreotti e di pochi altri, dello Stato imperialista da abbattere, e scelgono di rapire lui. In un primo momento pensano di agire all'interno della stessa chiesa, ma fuori, in piazza, c'è sempre troppa gente in giro, i bambini che vanno a scuola, una pattuglia di vigili urbani. Così studiano il percorso che Moro e la sua scorta fanno in macchina, sempre uguale nella seconda parte del tragitto, e individuano l'incrocio tra via Fani e via Stresa. Lì c'è uno stop che permette di fermare le macchine all'incrocio. C'è un bar, sempre chiuso, sulla sinistra, con delle grosse siepi dietro cui si può stare nascosti per un po'. E davanti, dall'altra parte della strada, c'è solo il muro di un edificio di abitazione. L'unico problema sembra essere rappresentato da un fioraio che tutte le mattine va a piazzare la propria bancarella vicino a quell'incrocio. Così la notte prima dell'agguato i brigatisti vanno in una via del centro di Roma dove abita lo Spiriticchio, il fioraio si chiama così, e gli bucano tutte e quattro le gomme del furgone. E sperano, lo scrive in un libro Mario Moretti, il capo di tutta l'operazione Moro, sperano che il mattino dopo Moro passi davvero da quell'incrocio, perché non ne sono affatto sicuri. Altrimenti dovrebbero tornare un'altra volta a bucare le gomme del furgone Spiriticchio, con il rischio che magari a quello gli venga un esaurimento, oppure che denunci il fatto alla polizia e che qualcuno si sospettisca e vada a mettere sotto controllo l'incrocio. A me a questo punto qualche dubbio sul racconto dei brigatisti comincia anche a venire, ma faccio finta di niente e vado avanti. Dunque lo Spiriticchio è stato appiedato e non andrà a rompere le scatole in via Fani. La mattina verso le 8:30 si passa sotto la casa di Moro, in via del Forte Trionfale, e si controlla che la macchina del presidente e della scorta siano lì sotto parcheggiate. Se è così, vuol dire che Moro è a Roma, andrà a messa in Santa Chiara e passerà dall'incrocio prescelto. E infatti pochi minuti prima delle 9 dalla casa di Moro partono un'Alfetta con 3 agenti e una Fiat 130, su cui viaggia Moro nel sedile posteriore e davanti l'autista e il capo della scorta. I brigatisti vanno a prendere posizione. L'operazione Fritz, come la chiamavano le BR, è cominciata. Quattro brigatisti, Franco Bonisoli, Raffaele Fiore, Valerio Morucci e Prospero Gallinari, vestiti da avieri, da steward dell'Alitalia, come se stessero aspettando il pulmino per l'aeroporto, si posizionano dietro le siepi del bar Olivetti, sulla sinistra di via Fani, all'incrocio con via Stresa. Quando la macchina di Moro e della scorta, percorrendo via del Forte Trionfale, sta per girare in via Fani, una ragazza con in mano dei fiori, ferma qui, vicino alla curva, fa un cenno. Si tratta di Rita Algranati, la brigatista arrestata solo pochi mesi fa. La macchina dei brigatisti, una Fiat 128 bianca targata corpo diplomatico, parcheggiata in via Fani, si muove, andando a mettersi davanti al convoglio di Moro.
la guida Mario Moretti, che procede abbastanza piano, così da far allontanare le auto che lo precedono, ma non troppo da farsi superare da quelle che lo seguono. Quando arriva all'incrocio con via Stresa, si ferma allo stop, un po' di traverso, così da occupare la parte maggiore di strada possibile, ma tranquillamente, senza che nulla appaia troppo strano, senza stridore di gomme, senza farsi tamponare, perché l'importante è cogliere di sorpresa la scorta. Quando si accorgeranno deve essere già troppo tardi. Rapidamente, mentre le macchine si fermano all'incrocio, due brigatisti, lo Iacono e Casimirri, si piazzano nella parte alta di via Fani a bloccare il traffico in quella direzione. E una terza brigatista, Barbara Balzerani, si mette all'incrocio con via Stresa per tenere libera la strada. E si scatena l'inferno. I quattro brigatisti vestiti da avieri escono dalle siepi del bar Olivetti e aprono il fuoco sulle due macchine. Un'autentica pioggia di colpi che si scatena prima sull'auto della scorta e poi su quella di Moro. L'autista della macchina della scorta, colpito, molla la frizione. La sua macchina tampona quella di Moro, che a sua volta va contro quella dei brigatisti. Un agente di scorta, Iozzino, soltanto ferito, riesce a scendere dalla sua auto con in mano una pistola. Nel frattempo, due dei quattro mitra dei brigatisti si inceppano, ma uno di loro riesce a girare intorno alla macchina, a estrarre la propria pistola e a colpire Iozzino, uccidendolo. Anche l'autista della macchina di Moro è stato soltanto ferito e cerca disperatamente di togliere l'auto dall'incastro in cui si trova. Ma un altro brigatista sostituisce il caricatore del suo mitra inceppato e lo finisce. Moretti scende dalla macchina, afferra Moro per un braccio e lo trascina fuori. Da via Stresa arriva in retromarcia una Fiat 132 guidata da Bruno Seghetti, il nono brigatista coinvolto. Moro viene fatto sdraiare dietro, con Fiore che gli si siede al fianco e Moretti davanti. E via con due auto di copertura, una a precedere e una a seguire, mentre tutti gli altri brigatisti ritornano rapidamente ai loro covi, quelli di Roma verso le loro basi, quelli di Milano e di Torino verso la stazione, da dove rientreranno in treno alle loro città. In via Fani, i resti dell'inferno. Via Stresa è una strada in una zona residenziale di Roma, Viola Camiluccia, sono le 10:10. Siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. I carabinieri della polizia stanno girando, ci sono molte automobili, ambulanze, infermieri, andiamo ad avvicinarci per cercare di capire, ciao, di capire meglio le cose. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro, coperti da un telo. Sono due uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi. Sono quattro morti, mi dice più un ferito, dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete, poi in panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro, e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe, no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello della Ritalia, ma no, l'Italia non ha quei gradi l'Italia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi. Così che via Fani entra nel gruppo delle strade e delle piazze d'Italia tristemente famose, le vie delle stragi, dei massacri. Ma se di molte altre stragi che hanno insanguinato la storia italiana negli ultimi 35 anni si sa pochissimo, e soprattutto spesso non si conoscono né i colpevoli né i mandanti, di questa strage noi sappiamo tutto. Lo ripetiamo ancora una volta, sono stati gli stessi brigatisti che hanno raccontato a più riprese come sono andate le cose, deponendo i processi alle commissioni parlamentari di inchiesta, scrivendo libri, rilasciando interviste.
e non accusando altri, ma se stessi, e raramente ricevendo benefici processuali dalle proprie confessioni. Sono stati tutti condannati, ci sono le sentenze. Il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro non rientrano tra i misteri d'Italia. Eppure nel racconto che fanno i brigatisti ci sono troppe zone d'ombra e molte lacune e troppi aspetti strani, troppo strani per essere davvero credibili. L'affair Moro non sarà un mistero, ma è certamente un giallo, una vicenda che solo all'apparenza risulta chiara e conosciuta, ma di cui in realtà molti aspetti sono ancora da scoprire e da conoscere. Io vi ho appena parlato dei primissimi minuti del sequestro e vi ho raccontato quello che i brigatisti ci hanno raccontato, ma i conti non tornano, a cominciare dall'impressionante forza militare dell'agguato. Quello di Via Fani viene definito un attacco di geometrica potenza. 5 uomini di scorta eliminati in pochi minuti e senza che nessuno di loro riesca neppure a reagire, senza che nessun brigatista venga ferito e soprattutto senza colpire il sesto uomo lì in mezzo, che non deve venire scalfito dall'autentica pioggia di proiettili che gli si scatena intorno, infatti resta illeso e può venire portato via integro, secondo i piani. Per un'operazione di questo tipo c'è bisogno di gente esperta, militarmente addestrata. Ma le Brigate Rosse non sono affatto delle perfette macchine da guerra e i brigatisti sono tutto tranne che degli esperti guerriglieri addestrati all'uso delle armi. Anzi, loro le armi le sanno usare appena e per di più quelle che hanno a disposizione sono dei ferri vecchi trovati chissà dove. Tant'è vero che 2 dei 4 mitra che dicono di usare in Via Fani si inceppano. E ci credo, uno è un residuato della Repubblica di Salò, una robetta di 35 anni prima. Del resto sono loro stessi, i brigatisti, che ammettono che da un punto di vista militare sono degli autentici dilettanti. Scrive in un libro Mario Moretti, che appunto è il capo di tutta l'operazione Moro e il leader indiscusso delle BR di quel periodo, scrive Moretti che in una decina d'anni avrà sparato sì e no 10 volte. Nelle BR, scrive, non conosco tiratori scelti e per l'operazione Moro non abbiamo nemmeno fatto delle esercitazioni. E l'attacco di geometrica potenza? Come lo si spiega senza nemmeno delle esercitazioni? Perché davvero quella di Via Fani è un'operazione perfetta da un punto di vista militare? Ma nelle BR non ci sono tiratori scelti. Invece forse in Via Fani qualche tiratore scelto c'è. Uno dei testimoni dell'agguato si chiama Lalli, Piero Lalli, dirà che uno dei brigatisti sparava straordinariamente bene e lo paragona a Tex Willer per l'abilità con cui impugnava e utilizzava la sua arma. E le perizie balistiche sui bossoli rinvenuti in Via Fani sembrerebbero confermare l'ipotesi di un terrorista che sparava straordinariamente bene. 91 bossoli rinvenuti in Via Fani, 49 sparati da un'unica arma, e poi 22 da una seconda e 20 dalle altre 4 messe insieme. E l'arma più calda, quella che spara 49 colpi su 91, non verrà mai ritrovata, a differenza di tutte le altre. Ma c'è di più. Secondo il racconto dei brigatisti, in Via Fani sparano soltanto gli avieri, che si trovano a sinistra delle auto. Ma sull'asfalto vengono trovati molti bossoli anche a destra delle auto, dove secondo i brigatisti non dovrebbe esserci nessuno. Quei bossoli non dovrebbero esserci, invece ci sono, e sono molti. E la perizia necroscopica sul cadavere del maresciallo Leonardi, che si trova sull'auto di Moro, davanti, a destra dell'autista, sembrerebbe dimostrare che ad ucciderlo sono stati dei proiettili provenienti da destra e da dietro, dove secondo i brigatisti non c'è nessuno. Insomma, potrà far ridere, ma a sparare in Via Fani c'è anche Tex Willer, che si posiziona a destra delle auto e da lì letteralmente massacra la scorta. In ogni caso, i brigatisti sembrerebbero essere qualcuno in più dei 9 di cui parla Morucci. Anche perché questa faccenda degli avieri, che secondo i brigatisti sono gli unici a sparare, se ci pensiamo, è incredibilmente strana.
A me pare che dei brigatisti che stanno per compiere la loro più importante azione militare e politica, e la stanno compiendo lontano da ogni aeroporto, tutto dovrebbero fare tranne che vestirsi da steward dell'Alitalia, perché a me pare che dovrebbero cercare di passare inosservati, mentre vestiti così sembra che facciano di tutto per essere riconoscibili. E infatti vengono riconosciuti da molti, e c'è persino una signora, si chiama Erminia Basilischi, che si avvicina a loro per chiedere informazioni sull'orario di un volo proveniente dal Sud America, ricevendo peraltro informazioni molto confuse. Ma forse mi sbaglio io. Forse a loro non interessava passare inosservati. Anzi, forse a loro interessava proprio essere riconoscibili. Riconoscibili, certo, beh, non dai passanti ovviamente o dalle signore interessate ai voli sudamericani. Riconoscibili magari da qualcuno che partecipava al comando e non conosceva gli altri, perché aveva una provenienza estranea a quella degli altri. Immagina di dover far parte di un comando terrorista insieme a Tex Willer, che non ti conosce, non ti ha mai visto. Ti vesti da aviere e gli dici di non sparare addosso a quelli vestiti come te, è semplice, no? Dicevamo che il numero dei partecipanti al comando non è poi così chiaro, perché Morucci dice 9 e ne fa i nomi, ma in realtà qualche anno prima aveva parlato di un numero di poco superiore a 12, salvo poi rimangiarsi 3 nomi e portare a questo fatidico numero di 9 il numero dei presenti. Del resto, visto che gli stessi brigatisti ammettono la presenza di un cosiddetto cancelletto superiore che fermi il traffico nella parte alta di Via Fani, sembrerebbe logico supporre anche un cancelletto inferiore che fermi il traffico nella direzione opposta e anche di qualcuno che tenga sgombra via Stresa per garantire la fuga con l'ostaggio e forse qualcuno in più di una donna, come dicono. E infatti molti testimoni notano la presenza di una moto Honda qui, in questa posizione. La moto Honda se la ricorda particolarmente bene il testimone Alessandro Marini, perché quando si scatena l'inferno lui ci si trova in mezzo, sul suo motorino, e si vede sparare addosso proprio dai motociclisti della Honda, che lo colpiscono sul parabrezza. Ma i brigatisti negheranno sempre, in ogni circostanza, la presenza di qualsiasi moto sul luogo della strage. Il numero dei brigatisti coinvolti, 9, 12, 14, la moto Honda, le divise da aviere, Tex Willer, sono tutti aspetti su cui in questi anni sono state fatte le ipotesi più varie, molte delle quali affermano che a sparare in via Fani non c'erano solo le BR, che c'era qualcun altro insieme a loro. Noi questa mattina non vogliamo fare nessuna ipotesi, davvero nessuna, nemmeno questa. Però il racconto che ci hanno fatto i brigatisti non regge. E quindi non regge neppure la verità accettata dallo Stato. Abbiamo parlato dei primissimi minuti della strage, ma i conti non tornano. E troppe cose sono non chiarite. La faccenda delle borse di Moro, per esempio. Sulla macchina, insieme con Moro, viaggiano 5 borse. I brigatisti ne prelevano 2. Ora come facciano, in mezzo a quell'inferno che hanno appena scatenato, a sapere quali borse prelevare e quali invece dimenticarsi? Beh, questo rimane un mistero. Sta di fatto che prendono quelle giuste, perché le 3 borse che vengono dimenticate in via Fani non contengono nulla di importante, solo ritagli di giornale o tesi di laurea degli studenti di Moro. E le 2 che vengono prelevate cosa contengono? Nella prima, a detta di tutti, ci sono dei medicinali di cui Moro ha bisogno, importanti per gestire i primi giorni del sequestro. E poi degli effetti personali del presidente, che peraltro verranno fatti recapitare alla famiglia al termine del sequestro. E nella seconda, cosa c'è? Qui le versioni differiscono, e di molto. Per i brigatisti, quella borsa non contiene nulla di importante, tant'è vero che ne distruggono il contenuto. Ma per i familiari e i collaboratori di Moro, in quella borsa ci sono dei documenti riservati molto importanti. Per il senatore Corrado Guerzoni, uno dei più stretti collaboratori di Moro, quella borsa conteneva le prove dell'estraneità del presidente dall'affare Lockheed. E se non sapete cos'è l'affare Lockheed, fatevelo raccontare da qualcuno, perché
è una faccenda per cui in Italia si è dimesso un Presidente della Repubblica, non proprio una robetta da poco. Ma anche la scelta di Via Fani come luogo dell'attentato non convince, lascia perplessi. Anzitutto perché i brigatisti, come abbiamo visto, non sono affatto sicuri che Moro passi davvero da quell'incrocio. Quella è sì la strada che normalmente viene fatta per andare a messa in Santa Chiara, ma non è l'unica e non tutte le mattine Moro è a Roma. Ma quello che lascia perplessi è soprattutto il fatto che a disposizione dei brigatisti c'erano anche altre soluzioni molto più semplici rispetto a Via Fani. Moro, per esempio, tutti i pomeriggi andava a fare lunghe passeggiate nei dintorni dello Stadio dei Marmi, accompagnato solamente dal maresciallo Leonardi. E quasi ad ogni fine settimana andava nella sua casa di Terracina, a Roma, vicino a Roma, sul mare, e anche qui faceva lunghe camminate sulla spiaggia, sempre accompagnato dalla solitaria scorta del Leonardi. Perché le BR si complicano la vita e scelgono proprio Via Fani? Perché preferiscono affrontare una scorta di 5 uomini quando potrebbero averne a che fare con uno solo? E le perizie necroscopiche sugli uomini della scorta sembrerebbero dimostrare che alcuni di loro sono stati uccisi con dei proiettili sparati a bruciapelo, una sorta di colpo di grazia. Perché i brigatisti non si accontentano di metterli fuori combattimento, ma vogliono ucciderli tutti? Se il loro obiettivo era soltanto quello di rapire Aldo Moro, potevano farlo da un'altra parte con meno complicazioni e soprattutto evitando di uccidere 5 persone. A meno che, come scrive in un libro il fratello di Moro, non si sia voluto mettere un macigno di efferatezza all'inizio del sequestro, che colpisse l'opinione pubblica e la indirizzasse di fatto verso un atteggiamento di intransigenza. E quando fra un po' vi racconterò di tutto il dibattito e la polemica tra il partito della fermezza e quello della trattativa, beh, vi accorgerete da soli che questa ipotesi è tutt'altro che campata in aria. Ma le stranezze nei fatti di Via Fani non sono ancora finite. Ce ne sono altre 2 in particolare che hanno più il registro della farsa che quello della tragedia. La prima ha per protagonista il signor Gherardo Nucci. Lui di mestiere fa il carrozziere e abita in Via Fani al civico 109, cioè proprio nel palazzo che si affaccia sull'incrocio con Via Stresa. La mattina del 16 marzo sta andando a lavorare, ma si accorge di aver dimenticato a casa la macchina fotografica con cui è solito documentare i danni delle vetture prima di ripararle. Così torna indietro e arriva sotto casa pochissimi istanti dopo la fine della sparatoria. Si accorge che è successo qualcosa di molto grave, sale in casa, prende la macchina fotografica, esce sul balcone, scatta 7-8 fotografie, poi sente arrivare le prime auto della polizia, scatta altre foto, scende, finisce il rullino. Nel pomeriggio consegna il rullino alla moglie perché lo porti a sviluppare e poi lo consegni correttamente al magistrato che sta svolgendo le prime indagini. È un documento importantissimo perché contiene le immagini della strage che non ha visto nessuno, nemmeno la polizia. Ma quel rullino, una volta nelle mani del magistrato, viene perso. E se vi scappa da ridere, aspettate, perché c'è dell'altro. 13 anni dopo i fatti di Via Fani, nel 1991, la commissione stragi scopre che quel giorno, in quei momenti, in Via Fani, cioè proprio nel luogo e negli istanti in cui Aldo Moro veniva rapito e venivano uccise 5 persone, proprio lì è presente il signor Camillo Guglielmi. Anzi, il colonnello Camillo Guglielmi, perché lui è un ufficiale del SISMI, il servizio segreto militare. E sapete di cosa si occupava il Guglielmi nel SISMI? Protezione di alte personalità politiche. E infatti è presente proprio nel luogo e nel momento in cui stanno per rapire un'altissima personalità politica. Ma non per ragioni di servizio. No, no. Le motivazioni della sua presenza lì le spiegherà tranquillamente alla commissione stragi quando verrà interrogato. Era stato invitato a pranzo da un suo collega che abitava in Via Stresa. E lui, che è una persona precisa e puntuale, alle 9 del mattino è già sul posto con quelle 3, 4, 5 ore d'anticipo che non fanno mai male.
E la commissione parlamentare interrogerà anche il suo collega, quello che abita in via Stresa, il quale dirà che lui mai e poi mai ha invitato a pranzo il colonnello Camillo Guglielmi. Musica. I brigatisti ci hanno anche raccontato non solo come si sono svolti i fatti in via Fani, ma anche come è avvenuta la fuga dal luogo della strage. La 132 su cui è stato fatto salire Moro partirebbe da via Fani con due macchine di copertura, come abbiamo visto, una 128 bianca e una 128 blu. Le tre macchine si muoverebbero lungo via Stresa, tornerebbero su via Trionfale, via Stresa, via Trionfale, e passando tra l'altro per via Casale De Bustis arriverebbero in via Massimi. Qui le borse di Moro verrebbero trasferite su un pulmino Fiat 8,50, mentre la 132 con Moro continuerebbe fino a piazza Madonna del Cenacolo, dove anche Moro verrebbe fatto salire sull'8,50, che nel frattempo era arrivato fin lì, e nascosto dentro una cassa di legno. La 132, a questo punto senza più Moro, verrebbe portata in via Licinio Calvo e qui abbandonata. Infatti verrà ritrovata dalle forze di polizia proprio in quella strada neanche 20 minuti più tardi, alle 9.40 di quella mattina. Peraltro non sarà l'unica automobile a venire ritrovata in questa strada. Tenete in mente il nome, via Licinio Calvo. Il furgone Fiat 8,50 invece, con Moro, attraverserebbe praticamente mezza Roma, da piazza Madonna del Cenacolo, che si trova più o meno qui, fino a via Newton, che si trova più o meno qui, dove nel parcheggio di una standa la cassa contenente Moro verrebbe trasferita su una macchina, una AMI 8, e con questa portata in via Montalcini, al Civico 8, interno 1, dove secondo le BR Moro verrebbe tenuto prigioniero per 55 giorni, cioè per tutta la durata del sequestro. Questa è la descrizione che fanno i brigatisti, che al solito non appare affatto convincente in molti punti. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla fine, da quel covo di via Montalcini dove secondo i brigatisti Moro verrebbe tenuto prigioniero per tutta la durata del sequestro. È una delle questioni più delicate e più controverse, quella di dove sia stato tenuto Aldo Moro. Sempre e solo in via Montalcini, come affermano i brigatisti, oppure anche da altre parti, come invece sospettano in molti. Via Montalcini è una elegante strada della periferia romana, tra Monteverde e la Magliana. L'appartamento al primo piano del Civico 8 è stato acquistato l'anno prima da Anna Laura Braghetti, con i soldi messi a disposizione dall'organizzazione. È un appartamento spazioso, luminoso. I brigatisti vi mettono delle grate alle finestre, per meglio difendersi da eventuali visite della polizia, e vi realizzano un intercapedine, uno spazio largo 1 metro e lungo 2,80 metri, completamente isolato, anche da un punto di vista acustico, dal resto della casa. In quei 2,8 metri quadrati Moro verrebbe tenuto prigioniero, senza mai poter uscire nemmeno nel resto della casa, avendo solo un catino per lavarsi, potendo scrivere solo stando rannicchiato sulla brandina, senza lo spazio per camminare, per 55 interminabili giorni. Se è vero, deve essere stato terribile. E già che ci siamo, fatemi dire anche un'altra cosa, anche se non c'entra col giallo del rapimento Moro. In quelle condizioni, Moro chiede soltanto due cose ai suoi carcerieri: una Bibbia da leggere e di poter ascoltare una messa. Ecco, io credo che questa sia la fede cristiana. Quando dovresti chiedere tutto, perché ti manca qualsiasi cosa, tu chiedi soltanto Dio. Ma torniamo a via Montalcini. La Braghetti, la ragazza che ha acquistato l'appartamento e l'ha abitato per i 55 giorni del sequestro, è una persona normale, ha 24 anni, è un impiego stabile, lavora in una ditta di import-export e esce da quella casa tutte le mattine per andare a lavorare e vi fa ritorno la sera. È un'inquilina credibile,
per quell'appartamento. E perché sia ancora più credibile, i brigatisti le inventano un fidanzato, un convivente, l'ingegnere Altobelli. L'uomo in realtà si chiama Germano Maccari, ma verrà identificato e arrestato soltanto 15 anni dopo, nel 1993, nello stesso anno in cui, peraltro, viene anche scoperto il covo di via Montalcini. È da allora che i brigatisti, tutti, ripetono con caparbia coerenza che quella è stata l'unica prigione di Aldo Moro. E per dimostrare che questa è la verità, descrivono per filo e per segno la strada che fanno per portare fin lì il prigioniero. Ma la loro descrizione non convince per nulla, ancora una volta. Non è affatto chiaro, per esempio, chi vada a prendere Moro nel parcheggio della strada di via Newton e lo porti con la A8 della Braghetti fino in via Montalcini. Di questo i brigatisti forniscono versioni diverse e fanno nomi diversi, ed è l'unica volta in tutta la vicenda in cui questo avviene. Anche nell'attraversamento di Roma col furgone 8,50 ci sono troppe cose strane. Il furgone, per esempio, non verrà mai ritrovato e sarà l'unico veicolo usato in tutta l'operazione a non venire rinvenuto. E poi non sembra credibile che per l'ultimo trasbordo del prigioniero abbiano scelto un luogo affollato come il parcheggio di un supermercato, né che sul furgone lasciano un solo terrorista insieme con Moro, come invece raccontano, dicendo che sull'8,50 c'era soltanto Moretti che lo guidava, ma che immaginiamo si sarebbe trovato in difficoltà davanti a un tentativo di ribellione dell'ostaggio. Ma i passaggi che davvero paiono incredibili sono quelli di via Massimi e di piazza Madonna del Cenacolo. In via Massimi il convoglio delle tre auto brigatiste si ferma all'incrocio con via Bitossi. Morucci scende dalla macchina con le borse di Moro, percorre a piedi mezza via Bitossi fino all'incrocio con via Bernardini, dove è stato parcheggiato dalla sera precedente il furgone 8,50. Vi carica le borse, vi sale e lo guida fino a piazza Madonna del Cenacolo, che si trova qui sotto. Perché non hanno accompagnato in macchina Morucci fino a dove avevano parcheggiato il furgone? E hanno preferito fargli percorrere un centinaio di metri, a piedi, vestito da aviere, con in mano le borse di Moro. E perché non hanno effettuato qui il trasbordo del prigioniero? Oppure se invece ritenevano più sicura piazza Madonna del Cenacolo, perché non hanno parcheggiato in questa piazza il furgone? E poi non sembra credibile che un furgone così importante per l'esito del sequestro venga lasciato una notte intera per strada incustodito. Pensa che roba incredibile. Se arrivati lì col corpo di Moro in macchina, il furgone dovesse non esserci più, magari perché qualcuno gliel'aveva rubato. E l'ipotesi non sembri così strana, perché davvero una delle macchine che pensavano di usare nell'operazione gliela è stata rubata qualche giorno prima, tanto da dover recuperare in tutta fretta la 128 blu per sostituirla. Ma il passaggio più inquietante, la parola giusta, è che all'incrocio tra via Massimi e via Bitossi, cioè nel punto in cui il convoglio brigatista fa una sosta e Morucci scende dalla macchina, proprio in quel punto, tutte le mattine staziona la volante del commissariato Montemario a piantonare l'abitazione del giudice Walter Celentano, che abita in quella via. Ma la mattina del 16 marzo, quando passano i brigatisti, quella macchina non c'è. Obbedendo a un ordine della questura, si sta portando in via Fani, dove sembra sia accaduta una sparatoria. Proprio così, l'unica macchina della polizia che non doveva muoversi è la prima che arriva sul luogo della strage. E se risalissimo ancora più indietro nel racconto che fanno i brigatisti, ci imbatteremmo in via Casale de Bustis. Lo dicono i brigatisti di essere passati da quella via, ma c'è anche una signora che li ha visti e lo conferma. Ma via de Bustis ha una particolarità: il suo accesso è chiuso da una catena, e quindi i brigatisti, che hanno appena ammazzato 5 persone e che quindi devono avere una certa fretta, sono costretti a fermare le auto, a scendere, a tranciare la catena, a risalire, a ripartire. Deve esserci un motivo preciso per cui con tutte le strade di Roma scelgono di passare proprio per via de Bustis. Ma quel motivo i brigatisti non lo dicono, anzi, secondo loro non c'è nessun motivo particolare. È troppo strano questo viaggio da via Fani a via Montalcini. Delle due l'una: o i brigatisti
compiono una serie di azioni del tutto prive di ogni logica, oppure non ci raccontano la verità. Il Moro non è stato portato subito in via Montalcini, ma da qualche altra parte, magari molto più vicina a via Massimi o a via De Bustis. Tutto questo è quello che succedeva quel giovedì 16 marzo. Ma cos'altro accadeva in quell'ormai lontanissimo 1978 che nessuno di voi ha mai visto? Vediamo. Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. È stato un anno importante il 78, non solo per il rapimento Moro e non solo perché è stato il primo anno in cui i cartoni animati giapponesi sono comparsi sui teleschermi italiani, è stato l'anno in cui Sandro Pertini è stato eletto Presidente della Repubblica, è stato l'anno dei tre papi, è stato l'anno dell'entrata in vigore della legge sull'aborto, è stato l'anno in cui una donna italiana, Sara Simeoni, batte il primato mondiale di salto in alto. È stato l'anno in cui un regista italiano, Ermanno Olmi, vince il Festival di Cannes con un film, L'albero degli zoccoli, che se non avete mai visto vi siete persi qualcosa. È stato anche l'anno in cui il Festival di Sanremo l'hanno vinto i Mattia Bazzare, qui se non li avete mai sentiti non vi siete persi granché in realtà. Ma torniamo al giallo del rapimento Moro. Finora abbiamo solo parlato dei primissimi minuti del sequestro. Anche se facendolo ci siamo già imbattuti in una serie impressionante di zone d'ombra, di questioni non chiarite, di misteri. Ma il vero mistero del caso Moro è un altro. C'è una cosa che ci hanno nascosta più di tutte in questi 25 anni. Anche se non era misteriosa, non era un segreto. Anzi, era lì, sotto gli occhi di tutti. Ma l'hanno presa e l'hanno messa nell'angolo più nascosto e meno frequentato della casa. E hanno cominciato a mettergli sopra altra roba e adesso chissà più dove è finita. Il mistero più grosso del caso Moro è Aldo Moro, il politico Aldo Moro, l'uomo Aldo Moro. Sul suo rapimento, sulla sua tragica fine, si sono scritte una quantità davvero impressionante di libri e tonnellate di articoli e decine di trasmissioni televisive. E sul Moro uomo e politico pochissimo. Quasi nulla. E così tutti sanno che Moro è stato rapito e ucciso dalle BR, ma nessuno sa dire nulla sulla sua politica.
Su questa è calata la più crudele delle censure. E così, quando parliamo del caso Moro, dobbiamo farci tante domande, ma una è la più importante di tutte. Chi è Aldo Moro? In Puglia, il 23 settembre del 1916, in una famiglia della piccola borghesia. Nel 34 si iscrive giurisprudenza, laureandosi nel 38. 3 anni dopo è già docente universitario di diritto penale. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, sposa Leonora Chiavarelli. Nel frattempo è stato eletto presidente nazionale della FUCI prima e del Movimento Laureati poi, due associazioni legate all'Azione Cattolica. Sarà proprio in virtù di questo suo ruolo che verrà candidato all'Assemblea Costituente ed eletto all'interno dei posti che la DC riserva al laicato cattolico organizzato. A me sta roba fa impazzire. Questo non è uno che nella vita vuole fare il politico. Lui vuole fare l'intellettuale, il professore universitario. E invece, solo perché è un dirigente del movimento cattolico, finisce all'Assemblea Costituente. A 30 anni, capite? A 30 anni, senza volerlo, Moro va a scrivere la Costituzione della Repubblica Italiana. È sua, per esempio, la frase della Repubblica fondata sul lavoro, contenuta nell'articolo 1. Oppure anche la formulazione della famiglia come società naturale, che si trova nell'articolo 29. Tra l'altro, appunto, abbiamo visto che negli anni giovanili della vita di Moro riveste una particolare importanza l'appartenenza all'Azione Cattolica. E sapete chi ha fondato l'Azione Cattolica Italiana? Due giovani, il romano Giovanni Acquaderni, il bolognese Giovanni Acquaderni e il romano Mario Fani. Quel Mario Fani, a cui è stata intitolata quella via di Roma. Una storia incredibile quando si mette a giocare con le coincidenze. A 32 anni, nel 1948, viene eletto alla Camera e nominato sottosegretario agli esteri. A 35, vicepresidente del gruppo parlamentare DC. A 37, presidente dello stesso. A 39, ministro. Dal 55 al 57, è ministro di Grazia e Giustizia. Nei 2 anni successivi, ministro della Pubblica Istruzione. Il 16 marzo 1959, nel Consiglio nazionale del partito che si svolge alla Domus Mariae, viene eletto segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Una carriera politica fulminante, ma anche una carriera politica singolare, dagli aspetti curiosi. Per esempio, nel 1955, quando viene nominato ministro per la prima volta, non è nemmeno nel Consiglio nazionale della DC, entrerà soltanto l'anno dopo. È curioso perché nell'immaginario collettivo Moro rappresenta il simbolo del partitismo italiano e di tutte le sue degenerazioni, mentre invece lui fa molto più attività di governo che di partito. Oppure prendete quando viene eletto segretario politico della Democrazia Cristiana nel 59. C'è una spaccatura molto forte nel partito perché i vari Andreotti, Emilio Colombo, Taviani non condividono la linea del segretario precedente, Fanfani, di aprire a sinistra e al Partito Socialista. Così si ritrovano presso il convento di Santa Dorotea a Roma e organizzano la Fronda a Fanfani. E Moro viene eletto segretario non tanto per la sua linea politica, quanto perché non si è troppo schierato nella contrapposizione tra fanfaniani e dorotei. Ancora una volta sembra arrivare quasi per caso a un incarico di straordinaria importanza, ma poi una volta lì dimostra tutto il suo valore e ci rimane. Tra l'altro avete sentito la data della sua elezione a segretario politico della DC. 16 marzo e siamo ancora con le coincidenze della storia. E c'è un'altra cosa che non smette di stupirmi. Moro viene eletto segretario per contrastare l'apertura a sinistra e infatti aprirà a sinistra. Ci metterà 4 anni, ma nel 1963 il Partito Socialista entrerà organicamente nell'alleanza di governo. Questa è la grande caratteristica del Moro politico che tutti gli riconoscono, anche i suoi detrattori.
una straordinaria capacità e pazienza di convincere tutti e di aspettare che il maggior numero possibile di persone e di forze politiche sia convinto che la sua idea è quella giusta. Per qualcuno è l'eterno vizio democristiano della moderazione e della mediazione a tutti i costi. Per qualcun altro è la coscienza dell'importanza della democrazia. Resta segretario della DC per 4 anni, fino al 1963, quando lascia la segreteria per assumere la guida del primo governo di centrosinistra con i socialisti organicamente presenti. Presiederà consecutivamente 3 governi, sino al 5 giugno 1968. Dopo le elezioni del 68 viene messo in minoranza all'interno della DC. È però ugualmente ministro degli esteri tra il 69 e il 71 e capo del governo negli anni 75 e 76. Dopo le elezioni di quell'anno, eletto presidente della Democrazia Cristiana, avvia la terza fase dell'esperienza democristiana, quella del dialogo con il Partito Comunista. Un'altra costante della vicenda politica di Moro è che aspetta con straordinaria pazienza che maturino i tempi delle scelte politiche, ma quando poi è chiamato a raccoglierne i frutti, questi sono molto minori di quello che si era immaginato. Così il suo primo governo di centrosinistra ha un'azione che rimane quasi paralizzata dal gioco dei veti incrociati e la sua politica sarà molto meno riformista di quella che Moro stesso avrebbe voluto. Tutto questo verrà drammaticamente amplificato 15 anni più tardi, quando Moro non vedrà compiersi la sua politica di solidarietà nazionale e di coinvolgimento del PC nelle responsabilità di governo, perché il varo del 4° governo Andreotti, un monocolore democristiano ma appoggiato anche dal Partito Comunista, ed è la prima volta in Italia in cui questo avviene, il varo di quel governo è previsto per il 16 marzo 78, proprio quel giovedì in cui mi hanno fatto uscire prima da scuola. E allora è tempo di tornare nel flusso di quei drammatici 55 giorni. "16 marzo, ore 20:35. Alla Camera il 4° governo Andreotti ottiene la fiducia. È il primo governo basato su un accordo programmatico con il PC. 18 marzo. Una telefonata al Messaggero fa trovare il comunicato numero 1 delle BR, che contiene la foto di Moro nel carcere del popolo e annuncia l'inizio del suo processo. A Roma le forze dell'ordine perquisiscono lo stabile di via Gradoli 96. All'interno 11 di quello stabile abita l'ingegner Borghi. I poliziotti suonano il campanello ma nessuno risponde. Evidentemente l'ingegner Borghi non è in casa. Così i poliziotti se ne vanno, non avendo trovato nulla di strano negli altri appartamenti. Ma dietro la porta di quell'interno 11 si nasconde uno dei principali covi della colonna romana delle BR. E l'ingegner Borghi, in realtà, è Mario Moretti, che vive in quella casa insieme a Barbara Balzerani. 19 marzo. Dalla finestra del suo studio privato, Papa Paolo VI lancia il suo primo appello per la liberazione di Aldo Moro. In via Licinio Calvo viene ritrovata una terza automobile usata nel rapimento. Di via Licinio Calvo, ricorderete, abbiamo già parlato raccontando la fuga da via Fani. È in questa strada che viene ritrovata la 132 usata per il sequestro, alle 9:40 di giovedì 16 marzo. Ma all'alba del giorno dopo viene anche ritrovata la seconda auto usata nell'agguato, la 128 blu. E 3 giorni dopo, il 19 marzo, viene trovata la 128 bianca, anch'essa usata nel sequestro. Sempre in via Licinio Calvo. 3 auto usate nella fuga, 3 auto ritrovate nella stessa via, in 3 momenti diversi. Marzo. Al processo di Torino, il nucleo storico delle BR rivendica la responsabilità politica del rapimento. 21 marzo. Il governo approva il decreto antiterrorismo. Durante i 55 giorni del sequestro Moro, polizia e carabinieri controlleranno 14.439.572 persone. È il numero impressionante che si deriva dai verbali. Ai posti di blocco, disseminati ovunque, verranno fermate e controllati oltre 7 milioni e mezzo di veicoli, senza trovare nemmeno un brigatista, neanche uno.
neanche per caso, neanche per sbaglio. Negli anni successivi si sentiranno molte critiche sull'efficienza delle forze dell'ordine di quelle settimane, e le critiche diventeranno qualcosa di peggio, quasi dei sospetti, quando verranno rinvenuti gli elenchi degli iscritti alla loggia massonica P2 di Licio Gelli, perché dentro quegli elenchi ci sono i nomi di quasi tutti i vertici di polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito, servizi segreti di allora. Oltretutto dentro quegli elenchi ci sono molti altri nomi, alcuni dei quali sono molto importanti anche nell'Italia di oggi, e se nessuno vi ha mai parlato della P2 fatevelo spiegare. Ma forse aveva semplicemente ragione mio zio il giorno di via Fano. L'avessimo cercato noi, ragazzini di prima media, Aldo Moro, forse l'avremmo trovato. 23 marzo, il PC approva la linea della non trattativa. 24 marzo, il quotidiano della sinistra extraparlamentare Lotta Continua lancia lo slogan né con lo Stato né con le BR. Il sequestro Moro è il punto più alto, l'apice di tutto il terrorismo in Italia. Ma dopo il punto più alto si può solo scendere, ed è esattamente ciò che avviene. E dopo il maggio del 78, anche se molto lentamente, le Brigate Rosse entreranno irreversibilmente in crisi. Però bisogna dirlo senza ipocrisie. Fino a quel momento l'azione delle BR trovava la condivisione e la simpatia di molti strati della società italiana. Certo, forse pochi si spingevano a condividerne le azioni vere e reali, ma per molti le ragioni di opporsi allo Stato c'erano tutte. Ma il consenso crescente attorno alle BR svanisce letteralmente nei 55 giorni che stanno tra via Fani e via Caetani. Anche chi non sta con lo Stato non starà nemmeno con le BR. 25 marzo, alle 16, a Torino, Roma, Milano e Genova, le BR fanno trovare il comunicato numero 2. Il processo continua. 29 marzo, il comunicato numero 3 reca una copia della lettera al ministro dell'interno Francesco Cossiga, in cui Moro dice di trovarsi sotto un dominio pieno e incontrollato e accenna alla possibilità di uno scambio. I brigatisti scrivono di averla resa nota perché nulla deve essere nascosto al popolo. È la prima lettera di Moro dalla prigionia. Ne seguiranno molte altre, e molte che pure ha scritto non verranno né consegnate né rese pubbliche, e si conosceranno solo dopo il duplice ritrovamento di via Montenevoso a Milano. Perché Moro chiede che lo Stato apra una trattativa con i brigatisti? Lo scrive lui stesso in questa prima lettera, perché vede il rischio, sono sue parole, di essere indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa per lo Stato. Insomma, senza mezzi termini, Moro sta dicendo che potrebbe essere costretto a rivelare ai brigatisti dei segreti di Stato che nelle loro mani potrebbero essere devastanti. 30 marzo. La direzione di C decide di respingere ogni trattativa. Inizia il lungo dibattito a cui abbiamo già accennato tra la linea della trattativa e la linea della fermezza, che esclude ogni possibilità di contatto con i brigatisti. Quest'ultima è sostenuta in particolare dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista, e sarà la linea a cui almeno ufficialmente si atterrà il Ministero dell'Interno. Evidentemente il pericolo paventato da Moro nella sua prima lettera non sembra tale. 2 aprile, nuovo appello durante l'Angelus di Papa Paolo VI. Vicino a Bologna, presente Romano Prodi, si svolge la seduta spiritica in cui emerge il nome Gradoli. Al di là di quale sia la provenienza dell'informazione, quello che è certo è che 2 giorni dopo Romano Prodi riferirà alla segreteria del Ministero dell'Interno il nome Gradoli, e che il Ministero disporrà un'accurata perquisizione di un paesino in provincia di Viterbo che si chiama appunto così, senza accorgersi che Gradoli è anche il nome di una via di Roma, una via in cui al civico 96 continua a esserci quel covo brigatista in cui continua ad abitare Manuel Moretti. 4 aprile, arriva il comunicato numero 4 con copia della lettera al segretario della DC Benigno Zaccagnini. 7 aprile, il giorno pubblica una lettera di Eleonora Moro al marito, in cui si dissocia dalla linea dura e fa capire di voler condurre una linea autonoma di comportamento. Zaccagnini in TV ribadisce nessuno scambio. 10 aprile, le BR recapitano il comunicato numero 5. Tutto verrà reso noto al popolo. 15 aprile,
Il comunicato numero 6 annuncia la fine del processo popolare e la condanna a morte di Aldo Moro e conclude: non ci sono clamorose rivelazioni da fare. Scusa, fammi rivedere il comunicato numero 5. Tutto verrà reso noto al popolo, ma 5 giorni dopo non ci sono rivelazioni da fare. In 5 giorni le BR hanno cambiato idea e infatti distruggono tutte le bobine con le registrazioni degli interrogatori di Moro, che fino a quel momento avevano perfino ricopiato a macchina, e distruggono tutte le trascrizioni e nascondono il memoriale di Moro e distruggono le borse. Ma davvero Moro non ha rivelato loro niente di importante, eppure lo aveva quasi preannunciato. Davvero non ha detto loro qualcosa di molto grosso e fino a quel momento conosciuto solo da pochissimi. Gladio, per esempio. E se invece lo avesse fatto, perché le BR se lo sono tenute per loro e non l'hanno invece reso pubblico? L'effetto sarebbe stato devastante. 18 aprile. Grazie a un'infiltrazione d'acqua, polizia e carabinieri scoprono in un appartamento di Via Gradoli 96 un covo delle Brigate Rosse. Finalmente il covo brigatista di Via Gradoli viene scoperto, quando proprio non se ne può fare a meno, verrebbe da dire. Perché il 18 aprile alla signora che abita sotto l'interno 11 piove in casa e poiché l'appartamento allagato è chiuso a chiave, chiama i pompieri, che arrivano, sfondano la porta e si trovano all'interno di un covo delle Brigate Rosse. Armi, volantini, ciclostili, targhe di automobili e proprio delle auto usate in Via Fani. E scoprono che la perdita d'acqua era stata provocata apposta. L'acqua lasciata aperta e il telefono della doccia incastrato con una scopa così che il getto d'acqua fosse diretto contro il muro, in corrispondenza di una piastrella staccata. Chi ha organizzato tutta questa messa in scena? Chi ha voluto che il covo dove tornava a dormire Mario Moretti venisse scoperto? E soprattutto perché? Sono state le BR? Magari per allontanare i sospetti di una qualche collaborazione esterna che cominciavano ad avanzare? Oppure è stato qualcuno al di fuori delle Brigate Rosse? Magari per mandare loro un segnale? Un segnale del tipo, guardate che potremmo trovarvi? Oppure un segnale ancora più inquietante? Tanto più che in quello stesso giorno 18 aprile succede un altro avvenimento, anch'esso inquietante. A Roma viene trovato il comunicato numero 7 in cui si annuncia l'avvenuta esecuzione di Moro e l'abbandono del corpo nel lago della Duchessa. Appunto, il lago della Duchessa si trova sul confine tra Abruzzo e Lazio, a circa 1800 metri di quota. Il 18 aprile è quasi completamente ghiacciato e non è facile cercare un cadavere in quelle condizioni, pur disponendo di un cospicuo numero di uomini e di mezzi. Comunque le acque gelate del lago della Duchessa non nascondono nessun cadavere. Il comunicato numero 7 del 18 aprile è un falso. Non l'hanno scritto le BR quel comunicato, ma Toni Chicchiarielli, un falsario romano molto noto negli ambienti della malavita, un personaggio ambiguo, probabilmente legato alla banda della Magliana. Il perché lo abbia fatto non si sa. Quello che si sa è che l'idea di diramare un falso comunicato delle BR nei giorni del sequestro Moro venne anche a Claudio Vitalone, un magistrato romano, poi divenuto senatore della DC e stretto collaboratore di Andreotti. Ma l'idea non fu messa in atto, dice Vitalone. E si sa anche che quella del lago della Duchessa fu una prova generale per osservare quello che sarebbe successo in Italia alla notizia della morte di Moro. Oppure, forse, qualcosa di peggio, il tentativo di forzare la mano perché le cose andassero davvero in quella direzione. 20 aprile. Le BR fanno trovare il vero comunicato numero 7, a cui è allegata una foto di Moro ritratto con una copia di Repubblica del 19 aprile. 21 aprile. La direzione DC ribadisce la linea dura. La direzione del PSI all'unanimità è favorevole alla trattativa. Ufficialmente nessuno tratta con le BR. In realtà sembrerebbe che vengano aperte almeno 5 trattative da 5 soggetti diversi. Il Partito Socialista, appunto, la famiglia Moro, alcuni esponenti della DC, il Vaticano. La quinta trattativa è quella più misteriosa e più controversa, perché è quella dello Stato, attraverso il Ministero dell'Interno, che ufficialmente rimane sulla linea della fermezza.
ma in realtà sembra contatti le Brigate Rosse attraverso un misterioso intermediario. Igor Markevich, un compositore e direttore d'orchestra di origine russa e dalla vita rocambolesca, il cui nome viene associato al sequestro Moro soltanto nella primavera del 1999. 22 aprile, messaggio di Papa Paolo VI agli uomini delle Brigate Rosse perché liberino Moro senza condizioni. È un appello toccante, commovente. Lo riconoscono gli stessi brigatisti, che però aggiungono che davanti a quell'espressione senza condizioni Moro si senta perduto e capisca che la sua fine è segnata. Moro e Paolo VI si conoscono da molti anni, hanno anche lavorato insieme negli anni giovanili della Fuci. La moglie di Moro si dirà convinta che il Papa avrebbe voluto fare di più, ma gli è stato impedito. Papa Paolo VI morirà il 6 agosto di quello stesso anno, 91 giorni dopo l'amico Aldo Moro. 23 aprile, durante l'Angelus, Papa Paolo VI parla dell'amico Aldo Moro. Carissimi figli di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. E trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo, e specialmente alla famiglia, agli amici, la consumazione del criminale annunciato misfatto. Questa attesa ci lascia ancora sperare. 24 aprile. Il comunicato numero 8 dell'EBR chiede in cambio di Moro la liberazione di 13 brigatisti detenuti, tra cui Renato Curcio e Cristoforo Piancone. È un elenco che non ha alcuna speranza di poter ottenere alcunché. Lo sanno anche l'EBR. Tant'è vero che vi inseriscono il nome di quel Cristoforo Piancone che soltanto pochi giorni prima aveva ucciso un agente di polizia e che dunque non ha nessuna speranza di poter essere liberato. Zaccagnini riceve un'altra lettera di Moro. Chiedo che ai miei funerali non partecipino né autorità dello Stato né uomini del partito. Alcune lettere di Moro, soprattutto negli ultimi giorni, sono durissime verso il mondo politico e verso la DC in particolare, fino a dimettersi dal partito e dal gruppo parlamentare, fino a maledire la classe dirigente democristiana, fino a non volere nessuno ai propri funerali. Anche se poi il mondo politico e la DC parteciperanno a una commemorazione di suffragio in San Giovanni presieduta dall'anziano Papa. 30 aprile, Moretti telefona a casa Moro. Sono Aldo Moro. Senta, io sono uno di quelli che c'è una cosa che fare con suo padre. Devo fare un'ultima comunicazione. Sì. E noi che siamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' incannati, probabilmente state ragionando su un equivoco, no? Finora avete fatto tutte cose che sono non servono assolutamente niente. Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatorio in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente? Sì, l'ho capita benissimo. Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che sa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così la leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che ci competono e vorremmo appunto, siccome lo Stato insiste, crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal conciliati. No, noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. Il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la democrazia cristiana. Abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene, nelle prossime ore, non posso discutere, non sono interessato a farlo, devo semplicemente fare questa comunicazione. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore sarà inevitabile, non possiamo fare altrimenti, se non ho nient'altro da dire. Due maggio. Il giornalista Carmine Piacorelli scrive sulla sua rivista OP, è Yalta che ha deciso via Fani. Ci
cioè, dice Pecorelli, la morte di Aldo Moro è servita per mantenere inalterati gli equilibri stabiliti dopo la Seconda Guerra Mondiale, la spartizione del mondo tra America e Unione Sovietica. Pecorelli è un personaggio strano, ambiguo, certamente molto vicino ai servizi segreti. Durante quei 55 giorni scrive cose allora poco più che incomprensibili, ma che rilette oggi paiono molto interessanti. Nino Pecorelli verrà ucciso l'anno dopo, nel 1979. Per il suo omicidio sono stati processati, tra gli altri, Giulio Andreotti e Tano Badalamenti. È il processo che si è concluso pochi mesi fa, nell'ottobre del 2003, con l'assoluzione definitiva di tutti gli imputati. E io sono contento di sapere che Andreotti non c'entra con la morte di Mino Pecorelli. Però sarei ancora più contento se sapessimo anche chi l'ha ucciso davvero, Pecorelli. 5 maggio, ultima lettera di Moro alla moglie. Le lettere di Moro dal carcere del popolo non sono tutte indirizzate ai politici. Ce ne sono anche molte per i propri familiari, che sono dolcissime, commoventi. In particolare ci paiono bellissime quelle che scrive al nipotino Luca. Casa, non so chi e quando ti leggerà questa lettera del tuo caro nonnetto. Potrei capire che tu sei stato e resti per lui la cosa più importante della vita. Vedrai quanto sono preziosi i tuoi riccioli, i tuoi occhietti arguti e pieni di memoria, la tua inesauribile energia. Saprai così che tutti ti abbiamo voluto un gran bene, e il nonno forse appena un po' più degli altri. Per quel poco che è durato, sei stata tutta la sua vita. Ed ora il nonno Aldo, che è costretto ad allontanarsi un poco, ti ridice tutto il suo infinito affetto ed afferma che vuole restarti vicino. Tu non mi vedrai forse, ma io ti seguirò nei tuoi saltelli con la palla, nel guizzare nell'acqua, nel tirare la corda al motore. Io sarò là e ti accarezzerò come ti ho sempre accarezzato dolcemente, il visino e le mani. Ti sarò accanto la notte per cogliere l'ora giusta della pipì e farti poi dolcemente addormentare. E la mattina portarti la vestaglietta, magari con le scarpette pronte in mano in attesa della pizza o del pane fresco. Queste sono state le grandi gioie di nonno, e per quanto è possibile lo resteranno. Con tanto amore, il nonno. La lettera non è datata e non è mai stata recapitata. Moro ne scriverà una seconda, anch'essa non recapitata, sempre al suo caro Luca. Ma il tono è diverso. E se in quella che abbiamo appena sentito Moro spera ancora di poter abbracciare il suo nipotino, questa seconda è davvero un ultimo, estremo saluto. Mio carissimo Luca, non so chi e quando ti leggerà spiegando qualcosa la lettera che ti manda quello che tu chiamavi il tuo nonnetto. L'immagine sarà certo impallidita allora. Il nonno del casco, il nonno degli scacchi, il nonno dei pompieri della Spagna, del vestito di torero, dei tamburelli. È il nonno, forse ricordi, che ti portava in braccio come il Santissimo Sacramento, che ti faceva fare la pipì all'ora giusta, che tentava di metterti a posto le coperte e poi ti addormentava con un lungo sorriso sul quale piaceva ritornare. Il nonno che ti metteva la vestaglietta la mattina, ti dava la pizza, ti faceva mangiare sulle ginocchia. Ora, il nonno è un po' lontano, ma non tanto che non ti stringa idealmente il cuore e ti consideri la cosa più preziosa che la vita gli abbia donato e poi miseramente tolta. Luca dolcissimo, insieme col nonno che ora è un po' fuori, ci sono tanti che ti vogliono bene e tu vivi e dormi con tutto questo amore che ti circonda. Continua ad essere dolce, buono, ordinato, memore come sei stato. Fai compagnia, oltre che a papà e mamma, alla tua cara nonna, che ha più che mai bisogno di te. E quando sarà la stagione, una bella trottata coi piedini nudi sulla spiaggia e uno strattone per il tuo gommoncino. La sera, con le tue preghiere, non manca la richiesta a Gesù di benedire tanti, e in specie il nonno, che ne ha particolare bisogno. E che Dio pure ti benedica, il tuo dolcissimo volto, i tuoi biondi capelli che accarezzo da lontano, con tanto amore.
ti abbraccia tanto, nonno Aldo. Comunicato numero 9. Il presidente della DC è stato condannato a morte. Concludiamo quindi la battaglia iniziata il 16 marzo eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato. Siamo all'inizio della fine. Il comunicato numero 9 del 5 maggio 1978 è l'ultimo di quei 55 giorni. Un comunicato che molto fece discutere, soprattutto per questa frase: concludiamo la battaglia eseguendo la sentenza. Eseguendo, gerundio presente del verbo eseguire, un presente dilatabile, come annoterà Leonardo Sciascia. Ma questo gerundio che dilata il presente voleva forse dire che Moro era già stato ucciso? Oppure al contrario, che c'erano ancora dei margini per un esito della trattativa diverso da quello annunciato? Oppure, oppure semplicemente che ai brigatisti gli si inceppava la sintassi oltre che le armi? In ogni caso, in quei giorni c'era davvero qualcuno ancora convinto che fosse possibile salvare Aldo Moro. Per la mattina del 9 maggio, quel 9 maggio, era prevista la riunione della direzione della Democrazia Cristiana. All'ordine del giorno c'era la convocazione del Consiglio Nazionale del Partito, un Consiglio Nazionale che Moro nelle sue lettere aveva ripetutamente chiesto venisse convocato, rimanendo però sino a quel giorno senza ascolto. Nella riunione di quella mattina, nella riunione della direzione DC, avrebbe preso la parola Amintore Fanfani, uno dei personaggi storici della Democrazia Cristiana, uno dei suoi leader più influenti, per approfondire il tema della possibile trattativa e per verificare se in termini giuridici, agli occhi dell'opinione pubblica, fosse davvero così impresentabile. Ma per le BR è solo l'ennesimo imbroglio. E trasformano quel gerundio in un indicativo. Eseguono la sentenza. E la riunione della direzione democristiana verrà interrotta appena dopo il suo inizio da una notizia che renderà inutile ogni altra riunione sul rapimento dell'onorevole Moro. Perché il corpo dell'onorevole Moro si trova nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, la cui targa inizia con le lettere N5, in via Michelangelo Caetani. Via Caetani. I giornali e le televisioni lo spiegano subito, il significato simbolico di quel luogo. Via Caetani, dicono, e quindi il corpo di Moro, è stato fatto ritrovare a metà strada tra la sede della Democrazia Cristiana in Piazza del Gesù e la sede del Partito Comunista in Via delle Botteghe Oscure. Il corpo dell'uomo del dialogo tra i due maggiori partiti italiani è stato fatto trovare in mezzo alle loro sedi come una barriera che li dividesse per sempre. E questa storia di Via Caetani a metà strada tra Botteghe Oscure e Piazza del Gesù entra nell'immaginario collettivo degli italiani, tanto che la ripete ancora lo speciale TG1 andato in onda l'anno scorso, in occasione del 25esimo, nell'anno di Grazia 2003. Ma Via Caetani non si trova a metà strada tra Botteghe Oscure e Piazza del Gesù. Questa è Piazza del Gesù, e qui c'è la sede della DC. Questa è Via delle Botteghe Oscure, e la sede del PC era qui, e Via Caetani è qua, altro che in mezzo. Allora deve esserci qualche altro motivo per cui viene scelta Via Caetani, un motivo diverso da quello di un ultimo estremo messaggio simbolico. Allora salta agli occhi di tutti la stranezza di due brigatisti che attraversano mezza Roma col cadavere di Moro nel bagagliaio, una Roma strapiena di posti di blocco e di terroristi e di poliziotti, soltanto per andare a piazzarlo in un posto qualsiasi, vicino, ma soltanto vicino ai palazzi del potere. Allora non sembra più così strana l'ipotesi che qualcuno fa che almeno negli ultimi giorni del sequestro Moro non sia stato tenuto in via Montalcini, ma da qualche altra parte, magari molto più vicina a via Caetani, magari nel ghetto ebraico che si trova subito lì dietro, magari in quel covo in via Sant'Elena 8 che le BR avevano e che ogni tanto compare nelle ultime indagini.
E quando nelle ultime indagini compare anche il nome di Igor Markevich, più di uno si ricorda che questo strano compositore, direttore d'orchestra, è stato sposato con una signora che di nome si chiamava Topazia, ma di cognome faceva Caetani. Nobile famiglia romana che non ci vuole molta fantasia a indovinare in quale strada del centro di Roma abbia la sua residenza. Su quel palazzo Caetani, che si trova proprio di fronte a dove viene parcheggiata la Renault 4 col cadavere di Moro, indagano nei giorni del sequestro due agenti del SISMI, il servizio segreto militare. Ma le loro indagini verranno bruscamente interrotte da un ordine tanto perentorio quanto non meglio precisato. Non se ne sa molto di questa storia. Certo che è strana. Allora torniamo al racconto che fanno i brigatisti, perché come al solito loro ci dicono tutto, ma proprio tutto. E poiché giurano e spergiurano che Moro è sempre stato tenuto prigioniero in quei 2,8 metri quadri dell'appartamento della Braghetti, ci raccontano per filo e per segno la strada che fanno con la R4 fino in via Caetani. La R4 che uscirebbe dal garage di via Montalcini guidata da Mario Moretti con a fianco Germano Maccari. A un certo punto della strada vengono affiancati da una Simca su cui viaggiano Morucci e Seghetti. Arrivati in via Caetani, Seghetti scenderebbe dalla Simca e salirebbe su un'altra macchina che avevano parcheggiato lì dalla sera precedente. La sposterebbe, lasciando libero il posto per la Renault 4 che Moretti parcheggerebbe in tutta tranquillità. Capite, era così importante far trovare il corpo di Moro proprio in quel punto che hanno perfino tenuto il parcheggio occupato con un'altra macchina. Ma c'è qualcuno che mi spiega che cosa sarebbe cambiato se il cadavere di Moro fosse stato fatto trovare, che ne so, in mezzo a un prato sulla Tuscolana, o sulla spiaggia di Ostia, o in un altro punto qualsiasi del litorale laziale, che ne so, tra Fregene e Focene, per esempio. Ecco, tra Fregene e Focene. Perché quando trovano il cadavere di Moro, la polizia scientifica trova anche che nel risvolto dei suoi pantaloni c'è della sabbia. La studia, la esamina e scopre che quella sabbia proviene proprio da quel pezzo di litorale che abbiamo appena detto, compreso tra Fregene e Focene. E i brigatisti dicono che ce l'hanno messa loro quella sabbia, certo, per depistare le prime indagini. Peccato che quella stessa sabbia venga anche ritrovata sotto le scarpe di Moro e nel rilievo dei pneumatici della Renault 4. Difficile pensare che anche lì ce l'abbiano messa i brigatisti. E qui entrerebbe ancora in gioco il nome di Igor Markevich, perché sotto le scarpe di Moro, insieme alla sabbia, viene anche trovato del materiale lavico, tipico di una zona di Roma in cui Markevich ha una villa di campagna. Ma anche di questo pezzetto di storia si sa molto poco. E allora torniamo ancora una volta ai fatti di quella drammatica mattina e al racconto che ne fanno i brigatisti. La Renault 4 verrebbe parcheggiata nel garage di via Montalcini la sera precedente. Il mattino Moro viene svegliato molto presto, gli vengono consegnati dei vestiti e gli viene detto che per ragioni umanitarie sta per essere trasferito in un altro covo. Senza venire né incerottato né narcotizzato, e questo lo dimostreranno le perizie sul cadavere, viene fatto entrare dentro una cesta di vimini. Mentre la Braghetti controlla che nessuno esca dagli altri appartamenti, Moretti e Maccari trasportano la cesta con Moro fino in garage. Ma il garage è piccolo e quasi tutto lo spazio è occupato dalla Renault 4 che è stata parcheggiata col muso verso la porta. Così i brigatisti sono costretti a sollevare un poco la basculante, circa 70 centimetri, per poter aprire il portellone posteriore della Renault 4 e far entrare Moro nel bagagliaio. E qui succede il bello, perché si vede arrivare l'ascensore e dall'ascensore esce la professoressa Graziana Ciccotti, un'inquilina del palazzo che insegna in una scuola fuori Roma e che quindi deve partire molto presto da casa la mattina. La Braghetti la vede, la saluta, le si avvicina, conversa con lei amabilmente per qualche minuto. La professoressa Ciccotti, probabilmente stupita per quello strano incontro a quell'ora del mattino, getta un'occhiata in garage e vede la Renault 4. Soltanto la R4 però, senza nessuna persona. Poi saluta, sale sulla sua macchina e se ne va. Il garage è di nuovo deserto. La Braghetti rimane lì a far da palo tra l'ascensore e la porta principale che dà sulla strada e sente una raffica di colpi silenziati seguita da una seconda più breve. La sentenza è stata eseguita.
Io non ho una grande stima dei brigatisti, né una grande fiducia nella loro capacità di scelta e di decisione, ma che nel momento più importante della loro storia prendano la decisione più rischiosa fra tutte quelle che hanno a disposizione, beh, questo faccio ugualmente fatica ad accettarlo. Ma come, hanno una cella insonorizzata dentro un appartamento prigione che rimane inviolato da 55 giorni e vanno a sparare in garage, dove molto più alto è il rischio di incontrare qualcuno, di farsi sentire. E poi, chi è disposto ad accettare che Moro abbia creduto veramente alla storiella del trasferimento umanitario? Tanto più se è da 55 giorni che non lo spostano da lì. Davvero non capisce che stanno per ucciderlo? E se anche solo lo intuisce, perché non tenta di reagire? Perché non si ribella? Perché non grida nemmeno quando sente un'altra persona avvicinarsi? E poi, i brigatisti dicono di avere sparato a Moro solo dopo averlo fatto adagiare nel bagagliaio della Renault 4. Ma così facendo rischierebbero di colpire anche la macchina, di danneggiarla, che ne so, di bucarne il serbatoio. Pensa, essere lì col cadavere di Moro crivellato di colpi nel bagagliaio di una macchina inutilizzabile perché l'hai sparato addosso tu. Non è credibile il racconto dell'uccisione di Moro che fanno i brigatisti. Anche perché le perizie necroscopiche eseguite sul cadavere di Moro sembrerebbero affermare che i proiettili che lo hanno ucciso non provenivano da dietro la R4, ma dall'interno della macchina, dirette verso il bagagliaio. E sempre le perizie affermano, e questa volta senza ombra di dubbio, che almeno due dei proiettili che lo hanno ucciso sono stati sparati da un'arma senza silenziatore. Mentre invece i brigatisti dicono di usare prima una pistola e poi una mitraglietta Scorpion, ma ambe due silenziate. Del resto, non è che si può andare a sparare prima delle 7 del mattino nel garage di un condominio senza il silenziatore. A proposito, prima una pistola e poi una mitraglietta Scorpion, perché la pistola si era inceppata. Ma c'è di più. Quando scoprono il cadavere di Moro, vedono che le ferite sul suo corpo sono state tamponate con dei fazzolettini di carta. Quando ne chiedono spiegazione a Germano Maccari al processo Moro Quinter, e Maccari c'era nel garage di via Montalcini ed è arrivato in via Caetani sulla R4, Maccari cade dalle nuvole e dice che lui la storia dei fazzolettini di carta la sente solo in quel momento. E ancora di più, sempre le perizie sul corpo di Moro fissano l'ora del suo decesso tra le 9 e le 10 del mattino, cioè nella migliore delle ipotesi almeno due ore dopo l'orario indicato dai brigatisti. Come è stato ucciso Aldo Moro? E dove? E quando? E da chi? Dove è stato tenuto prigioniero? In quale luogo? E cosa c'entra questo con le trattative per la sua liberazione che sembra ormai certo, erano in corso? E perché le Brigate Rosse decidono di portare fino in fondo, fino all'omicidio, il loro sequestro? E lo decidono loro? E lo decidono da sole? E perché in tutti questi anni i brigatisti hanno raccontato una versione dei fatti che non sembra proprio essere la verità? E perché invece lo Stato l'ha presa come vera? Certo che incuriosisce, avendo nella testa tutte queste domande, leggere un libro, un romanzo in verità, scritto da Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle BR, che però nella primavera del 78 è già in carcere. E poi leggere altri libri, e questa volta non sono romanzi, ma sono inchieste giornalistiche o di consulenti della Commissione Stragi, che tuttavia fanno la stessa ipotesi di Franceschini, che cioè Moro, negli ultimi giorni, non è affatto stato tenuto nel covo di via Montalcini, ma da qualche altra parte, molto più vicina a via Caetani, e che sia stato ucciso pochissimi istanti prima di parcheggiare la Renault 4, e che mentre tutto questo accadeva, qualcuno di molto importante, il ministro dell'Interno, forse lo stesso Papa, stavano in realtà aspettando la notizia della sua liberazione a seguito delle trattative avviate. Come sono andate veramente le cose? Non lo sappiamo. L'unica cosa che sappiamo è come si è conclusa tutta questa vicenda, con una telefonata di Mario Moretti al professor Franco Tritto.
semplicemente dire questo: adempiamo alle ultime volontà del Presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Che cosa sono i fuori? Mi sente? No, se può ripetere ancora. Non posso ripetere quasi. Sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Via? Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovete andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Sì, sì, io no. Mi dispiace, ma... Cioè, se lei telefona, non... verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto espressamente questo. Parli con mio padre, la prego. Va bene. Pronto? Pronto? Grazie, Luce. Guardi, lei dovrebbe andare dalla famiglia dell'onorevole Moro, può andare suo figlio, comunque telefonare. E non posso andare io? Perché mio figlio non sta bene. Può andare anche lei, va benissimo. Sì. Certamente. Perché lo faccia con urgenza? Sì. Perché... l'ultima volontà dell'onorevole è questa, cioè di comunicare alla famiglia, perché la famiglia doveva riavere il suo corpo. Va bene? Arrivederci. Okay. E adesso? Adesso niente. Noi abbiamo finito. E quello che avevamo da raccontarvi ve lo abbiamo raccontato. Non vi abbiamo detto niente di nuovo, lo sappiamo. Tutto quello che avete sentito e visto questa mattina è già stato detto e scritto e mostrato in decine e decine di libri e di inchieste giornalistiche e di trasmissioni televisive. Se qualcuno si aspettava nuove rivelazioni o novità travolgenti o anche solo di capire cosa è successo davvero, rimarrà deluso. Ma cos'è accaduto veramente e le ragioni autentiche di quanto accaduto e i nomi, tutti i nomi e le responsabilità, tutte le responsabilità, noi non le sappiamo. Una cosa sappiamo, una cosa crediamo, la sappiamo da 2000 anni, perché è scritta nella Bibbia, nel Vangelo di Giovanni: la verità vi farà liberi. La verità, senza aggettivi, la verità che o è tutta intera o non è verità. È quella che i brigatisti ci hanno raccontato in tutti questi anni, è quella che è scolpita nel marmo della giustizia con le lettere bronzee di 13 sentenze e di 5 processi. Beh, quella a noi non pare proprio essere la verità. E allora forse quello di cui tutti noi siamo convinti, che cioè viviamo in un paese libero e siamo uomini liberi e donne libere e che le nostre istituzioni servono a difendere la nostra libertà e a garantirla. Beh, allora forse questo non è poi così vero. Se in tutti questi anni la verità ci è stata nascosta, velata, mascherata, sostituita. Ma la verità, solo essa vi farà liberi. Per questo non possiamo rassegnarci a non conoscerla, la verità. La verità sulla morte di 5 uomini, una mattina di marzo, in via Fani, a Roma. La verità sul rapimento di uno statista che poteva essere avversato o criticato, ma che sapeva guardare lontano e stava costruendo il futuro di questo paese. La verità sulla sua morte, sulla sua uccisione, così meschina. La verità sulla sua prigionia, su quei lunghi, infiniti 55 giorni, iniziati chiedendo una Bibbia da leggere e finiti scrivendo una lettera alla moglie in cui consegnava la sua speranza. La speranza di un uomo che per tutta la vita ha fatto politica e ha trafficato con la polvere della storia, ma che ha sempre saputo che la politica non è tutta la vita e che la storia si consegna dentro qualcosa di più grande. Eccolo. In questa lettera, scritta
pochi giorni prima di entrare, vivo o morto, nel bagagliaio di una Renault 4, la speranza di cui è vissuto Aldo Moro. Vorrei capire, con i miei occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo.